sindaco Giovanni Palomba risponde ai consiglieri di opposizione che ieri hanno disertato l'aula del Consiglio Comunale a Palazzo Baronale, ritrovandosi a Piazza Santa Croce con l'intento di rassegnare le proprie dimissioni. Un appello lanciato nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle, a cui però non hanno aderito tutte le forze di opposizione. Intanto, nel corso della seduta del Consiglio, sono stati approvati diversi atti e provvedimenti. Io penso che l'opposizione stasera ha dato il meglio di se stesso, sapendo che si votavano atti importantissimi, lavori per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda le strade, l'asfalto, tutta una serie di opere che verranno messe nei prossimi mesi a disposizione della cittadinanza. Abbiamo dato una variazione di 5 milioni di euro per tante iniziative da attuare a Torre di Greco. Ma la cosa più importante è che noi abbiamo votato la tariffa TARI, che normalmente è aumentato non per problemi dei comuni, ma per la sappana e la gestione della città metropolitana, che ogni anno aumenta per quanto riguarda il rifiuto che noi andiamo a portare in discarica. E questo aumento noi siamo riusciti ad azzerarlo, sia per quanto riguarda le unità abitative, con un ISEE fino a 24.000 euro, quindi possono fare domande, quindi c'è una riduzione, e sia per tutte le attività non domestiche colpite dal Covid. Allora ecco perché l'opposizione, che non poteva essere presente, perché non potevano votare atti così importanti e così importanti per i nostri cittadini, ha organizzato quello che poi io ritengo una festa più che altro per loro, una festa in Santa Croce, dove sembra che praticamente le firme sono o 5 o 7, ma per arrivare ce ne vogliono 13. Noi consiglieri comunali, 14 consiglieri comunali, siamo in aula di consigliari, abbiamo approvato tutti questi atti e ci sentiamo tranquilli per la nostra città.